possibile con IREN. Con IREN puoi avere internet wifi a partire da 18,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione. No! Nonna, ma proprio adesso? Buongiorno amici di Io Gioco, oggi ci troviamo qui a casa DV Games, Genos Games, in compagnia di Alfredo Genovese. Ciao a tutti! Buongiorno e grazie dell'ospitalità. Ma figurati! E responsabile commerciale per Genos Games, per essere precisi, ma che ci parlerà... No, DV e localizzazioni per e Genos. E localizzazioni. Beh, ci parlerà di tutte le novità che avete portato a Lucca Comics and Games 2024. Quelle che sono rimaste, chiaramente. Quelle che sono rimaste, no, no, anche, quelle che sono anche quelle che sono andate sold out, certo, c'è il cartellino. Certo. Ti lascio la parola e vediamo. Vai, seguimi, seguimi. Allora, io comincerei con questo, che è l'ultimo prodotto in casa Gigamic, Corridor Pac-Man. Scusate per l'allestimento, ma i bambini ci hanno dato dentro. Corridor Pac-Man è il Corridor, gioco astratto da due di 30 anni che non storico. Vi sto a spiegare, con una licenza particolarmente ambiziosa, perché Pac-Man, abbiamo scoperto qui tra l'altro, che non piace solo a quelli della mia generazione o forse della tua, ma anche ai bambini. I bambini sono molto attratti da... Parte adesso Luke. Questo è uscito un mese fa, quindi questa è una... Io l'ho provato ad Essen, è bellissimo, tra l'altro, molto coinvolgente. Io l'ho provato in versione gigante, avevo un Pac-Manone così. Avremo la versione gigante, credo, a Play Bologna, se perfetto. Posso fare un... Play Bologna, ricordate. Play Bologna, Play Bologna. 3 aprile. 3 aprile, sì, giusto, 4-6 aprile, sì. 3 aprile. Sì. E questo è un espositore che possiamo dare a qualche negozio che sia interessato, e qui faccio un po' di commerciale. Ha voglia! Allora, qui abbiamo tutta la sezione dei giganti, è già andato via qualcosa, non c'è Brass, abbiamo finito, no, Iron Sand c'è. Per Wingspan una menzione speciale, non è una super novità, è uscito a giugno, ma è la prima volta che vede Lucca Comics and Games. L'ho recensito io sulla rivista. Bravo, bravo. Con un voto molto alto, perché grazie. È veramente un bel gioco, ma è pien da sé, come si dice. Sì, ed è la prima volta che i draghi atterrano a Lucca, quindi ci teniamo particolarmente. Sta andando molto bene, molto ma bene. Lo merita, perché è veramente bello. Grazie. Cioè, è una grafica e dei materiali pazzeschi, la plancia del giocatore è una cosa spaziale. Poi, proseguendo, stiamo per arrivare alle novità, una piccola menzione per questo gioco che è uscito nel 2019, che è stato sold out tantissimo tempo. Escape the Dark Castle è tornato a settembre 2024, sta volando, ma non solo qui, ma come retail, ed è per noi quasi una novità. Bonsai, la novità dell'anno scorso. Senti, Acropolis. Arriva l'espansione? Come... Atena, sì, faremo l'espansione Atena. Va bene. Non facciamo tutte le espansioni, però, infatti abbiamo qualche lamentela, vabbè, devo dire. Intanto cominciamo con quelle che ci sono. Esatto, Atena, esatto, abbiamo esatto. Vista Essen, ci sarà. Eccoli qua. Queste sono le novità. Terraforming Mars, uscita 29 ottobre, quindi siamo day one praticamente il giorno prima di Lucca. Fantastico. Ci sono ben 5 novità: l'automa, i milestone e riconoscimenti, che sono queste fustelle, il Prelude 2 gettonatissimo e due mappe, eccolo, due mappe: Amazonis e Vastizzas e Utopia e Cimmeria. È inutile che vi dica che il popolo dei terraformatori si è scatenato. Abbiamo anche le promo card di Prelude 2 in cassa. Proseguiamo, queste sono... Beh, su Zanguo una piccola menzione. È uscito, è del 2014, il vecchio Zanguo del grande duo Canetta Nicolini. È stato rivisitato da Sorry We Are French ed è uscito in Italia a settembre.
Evenfall. È andato tantissimo ad Essen. Bravo. E letteralmente bravo, a ruba, ce l'avevano tutti sotto il braccio. Sì, 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 confermo. Sector non è una novità in campo internazionale, ma per l'Italia lo è, anche questo è uscito a settembre, è la trasposizione sci-fi di Escape the Dark Castle, un pochettino più complesso, sempre della Temeborn. Con la stessa, diciamo, sì, la meccanica, la meccanica è la stessa, le carte capitolo, si va, si deve praticamente scappare da un settore interstellare, quindi Rumblebots, Lost in Adventure e fino a prova contraria. Qui c'è proprio la grande novità che si è vista anche a Essen degli originali DV Games, Rumblebots, gioco della categoria Autobottler in due fasi. Rendi la tua officina più produttiva ed efficace possibile e ti potrai permettere la costruzione dei robot migliori. Dopodiché nella seconda fase li manderai in battaglia giocando contro il giocatore alla tua destra, poi dopo col giocatore alla tua sinistra, finché non ne rimarrà uno solo, e poi si potrà conquistare l'ambito cristallo che, rimesso in circolo nell'officina, darà potenza. Lost in Adventure ispirato al clic e punta, e in questa lucca abbiamo il labirinto di Dedalo. Il nostro team di sviluppo sta lavorando già alle versioni successive, e la stessa cosa possiamo dire per di fino a prova contraria la collana del cielo stellato di un nostro ex collega, perché di Enrico Borgacci. Esatto. E qui c'è soprattutto, siamo in un'area giudiziaria americana, tra l'altro siamo vicini alle elezioni, quindi abbiamo la classica giuria che devi convincere. Siamo dei rookie, degli avvocati lanciati a difendere. Bel gioco, bei materiali, tra l'altro la composizione interna della scatola prevede la costruzione della tribuna dei giurati. Esatto, è fatta veramente bene. Andiamo rapidi che abbiamo ancora pochi minuti. Sì, chiudo velocemente. Questo è un gioco di Knizia, Procioni in cassa 4, rielaborato alla grande dal team di sviluppo di DV Games, ed è il gioco che sta spaccando nella fiera di Lucca Comics. Sta andando benissimo, è un gioco praticamente di carte, molto divertente, fenomenale il concetto delle carte sparse sul tavolo. Vi invito qui e invito a prenderlo perché è veramente molto carino. Qui abbiamo quella che qua chiamiamo l'acqua di colonia o la grappa, è stata Message in a Bottle, dove con un bellissimo regolamento inserito a mo' di messaggio nella bottiglia abbiamo i diamanti e questi dadi che vengono letti proprio attraverso la bottiglia per identificare le parole più corte che richiamano i dadi stessi. Task Team è un party game a squadre tipo Giochi senza frontiere, diciamo così, Gigamic, uscito a settembre. E cos'altro, diciamo, che direi che è abbastanza. L'ultima venite con me, l'ultima. È questo qua. Chiudo con questo, è il Bang Dice Explosion. Botto. Chiudiamo col botto. L'anno scorso abbiamo lanciato il dinamite per Bang, quest'anno si lancia il candelotto per non la lanciate per, troppo. No, la folla che... E con questo vi saluto. Allora, grazie al gioco. Grazie a DV Games, a Genos Games, e grazie a voi amici di Io Gioco. Ci vediamo alla prossima intervista. Ciao.